confessato l'omicidio del benzinaio in Piazza Lolli a Palermo. Gli ho sparato perché ho litigato con lui sul prezzo di un pieno di benzina. Il delitto a Palermo in Piazza Lolli per due giorni da sabato pomeriggio è stato un rompicapo. Un benzinaio che appena rifornito di carburante una Fiat 1 è stato colpito da una pistolettata alle spalle sparata da un uomo di circa 60 anni. La vittima, Nicola Lombardo, 44 anni, sposato e padre di due figli, è morto sabato sera dopo il ricovero all'ospedale civico e un delicato intervento chirurgico. Un sospettato condotto in questura è stato sotto torchio degli investigatori della squadra mobile e quando ha capito di essere stato ormai scoperto è crollato e ha confessato, motivando il suo gesto da manuale di manicomio. Ho sparato al benzinaio dopo aver litigato con lui sul prezzo del pieno. Ecco perché la procura di Palermo contesta l'aggravante dei futili motivi all'omicida, un pensionato di 63 anni, Mario Di Fiore, ex manovale. L'assassino è stato incastrato dalle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza montati da numerosi negozi della zona. Prima si è risaliti al numero di targa dell'automobile rifornita di benzina e poi al proprietario. Prove schiaccianti che hanno inchiodato Mario Di Fiore e lo hanno convinto a confessare, risolvendo il giallo e i tanti dubbi. Infatti è stato ipotizzato un sanguinoso tentativo di rapina, magari a opera di un balordo. Poi è stata scandagliata anche la pista mafiosa, perché il proprietario del distributore Esso è fratello di Francesco Nangano, ucciso il 16 febbraio 2013 a Palermo, dopo essere stato scarcerato e assolto dall'accusa di associazione mafiosa. Però la dinamica dell'agguato ha indotto i magistrati a scartare l'ipotesi mafiosa, perché difficilmente un killer di mafia irrompe da solo e a bordo di una utilitaria. Poi l'arresto dell'uomo che ha sparato e ucciso con una pistola calibro 7,65, detenuta illegalmente, e la scoperta del suo movente abietto.